De Luca 104, Minervini 141. Sogno di poter dimostrare che non servono per questa esperienza né santi né eroi, servono delle persone semplici, e noi siamo una massa che è diventata un popolo finalmente di gente semplice, di gente normale, che è stanca di subire, che è stanca di vivere da suddita, che è stanca di vivere vergognandosi della propria dignità sporca, vuole rialzare il capo, vuole governare, vuole decidere, vuole essere presente a se stessa, vuole essere presente in questo territorio, vuole poter decidere della propria vita. Questo è quello che io sogno e il motivo per cui ho accettato. Sul contesto delle politiche giovanili che stiamo provando a portare avanti, è bello pensare che le politiche pubbliche possano avere questo piglio sperimentale, di ricerca, no? Di innovazione continua, e quindi come tale siano caratterizzate anche da un certo tasso di rischio, no? Di rischio di errore. E anche oggi è una sperimentazione, io sono convinto che ci siano tutti gli ingredienti perché vada bene, ma insomma continuiamo ad osare, ad andare appunto avanti, non accontentarci dei risultati già raggiunti. L'idea che il potere vada declinato come verbo, come poter fare il suo metodo di lavoro. L'idea di cambiamento di Guglielmo si basa sull'ascolto. Pensare la città, riqualificare la città, riqualificare gli spazi urbani, significa inevitabilmente anche portare dentro questa sfida un approccio molto più complesso rispetto a quello che abbiamo usato nel passato, quando invece un approccio riduzionistico per parti di zonizzazione delle città è stato considerato in qualche modo dominante, no? La metafora della rete è una metafora che calza a pennello rispetto all'azione di Guglielmo, perché la rete non è gerarchica, la rete è aperta, la rete si può adattare come le reti dei pescatori di Molfetta, se ci pensiamo, no? Diventa importante che dal basso emergano quelle competenze, quelle idee, quelle capacità che sono proprie del territorio. E il progetto è in qualche modo sempre un processo. E cioè che la riqualificazione urbana in fondo è sempre una sfida lanciata ad una comunità per ricucire il suo legame con gli spazi pubblici. Quel legame che a lungo, da diversi decenni, si è interrotto. Quello che è accaduto in questi anni è la dimostrazione che cambiare si può, e di questo cambiamento i giovani possono essere protagonisti, possono essere davvero la risorsa chiave, il nostro petrolio attraverso il quale possiamo immaginare un futuro diverso. Negli ultimi 10 anni con Guglielmo Minervini abbiamo cambiato la Puglia, l'abbiamo resa migliore. Abbiamo inventato bollenti spiriti. Oltre 800 gruppi di giovani pugliesi hanno potuto trasformare la propria idea in una startup. Un investimento pari a 20 milioni di euro in 6 anni. Io penso che la storia che abbiamo scritto in questi anni e il bisogno di questo cambiamento così profondo, così radicale, siano incompatibili con questa logica consociativa che ha preso la scena politica nazionale in questo momento nel nostro paese. Dunque la politica generativa, per dirla con una parola, è costruire il senso del noi piuttosto che il senso dell'io. Io credo che il cambiamento
richiede che il potere sia distribuito quanto più è possibile e combattere ogni idea di concentrazione del potere. Quanto la Regione Puglia abbia segnato pionieristicamente con le sue politiche la necessità di concentrare gli sforzi, concentrare le attenzioni e le energie sui processi di riqualificazione della città. Siamo stati abituati a pensare, siamo stati convinti, fermamente convinti, che la politica e quindi le istituzioni potessero bastare a se stesse dinanzi ai problemi e alle domande sociali, no? Bastava semplicemente disporre di risorse pubbliche adeguate per poter risolvere i bisogni sociali. Questa idea è finita, sia perché la portata dei problemi si dilata sempre di più e sia perché le risorse di cui disponiamo sono sempre di meno. Probabilmente la disponibilità molto più limitata di risorse pubbliche ci farà aguzzare l'ingegno, ci farà scendere dal palazzo e ci farà entrare in un contatto molto più avvincente, molto più diretto con le persone. Forse il cambiamento diventerà una realtà. Il momento che stiamo vivendo, ogni momento che viviamo è la vita, non sta altrove la vita.